Salve a tutti amici, salve a tutti. Ci ritroviamo qui per parlare di una novità a me molto gradita e voglio condividere la mia felicità con voi perché è notizia proprio di ieri. Stavo pranzando, stavo guardando come al solito ore 14 perché ho stima di Milo Infante, ma soprattutto perché, come qualcuno di voi ormai ha capito, sono un'estimatrice di Roberta Bruzzone. Pare proprio, anzi è dato certo, che dopo che è stata accolta dal sostituto procuratore Cuno Tarfusser la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna in giudicato di Rose Olindo per la agghiacciante strage di Erba quel maledetto 11 dicembre del 2006, lo stesso PG ha ritenuto opportuno dare il via alla revisione del processo. Quindi, ragazzi, a marzo, se non erro, si tornerà in aula per una sorta, diciamo, di quarto grado di giudizio e quindi si riaprono le porte del tribunale per Rosa e Olindo. Chiaramente è forse uno dei primi casi nella storia della Repubblica Italiana dove, a distanza di ben quasi 18 anni, diciamo 17 anni e mezzo, da l'omicidio, diciamo, plurimo di parte di questa famiglia, appunto la famiglia Castagna e anche un membro della famiglia Frigerio, un GIP ritiene opportuno, scusate, GIP era la dicitura vecchia, un sostituto procuratore ritiene opportuno riaprire il processo. Ragazzi, non è da poco, è considerato che la riapertura di un processo è un qualcosa che costa anche molti soldi. Il fatto che Tarfusser ritenga opportuno dover tornare su questo caso, dopo che questi due poveretti si sono già fatti 18 anni di galera, non è una cosa da poco. E rispondendo ai perbenisti e finti psicologi desta minchia, scusate la volgarità, devo dire che in realtà, scusate, ma le prove, e le chiamo tali, come dice giustamente Roberta, ci sono di innocenza di questi due coniugi. In primis le dichiarazioni del povero Frigerio, che però si è fatto manipolare come un calzino dal luogotenente Luciano Gallorini. Per cui, ecco, questa è un'importante notizia e che ci deve far riflettere tutti su come si arriva a una condanna e soprattutto se, quando l'Italia spesso e volentieri condanna, condanna veramente colui che ha ucciso la vittima, ok? E chiaramente il richiamo è sempre al nostro dorato caso del mostro di Firenze, dove hanno scontato ingiustamente la galera e, anzi, Pietro Pacciani no, ma Lotti e Vanni, tra l'altro poi perendo sotto le grinfie della galera, perché poi sono morti, purtroppo, insomma, anche a causa delle condizioni in cui versavano, soprattutto Vanni, ma anche Lotti. Anzi, la morte di Lotti ad oggi è ancora avvolta un po' nel mistero. Chi si occupa del caso probabilmente ve lo potrebbe concorderà con me che, insomma, c'è un po' di dubbi sulla morte di questa figura. Comunque, ragazzi, io vi saluto. Questo forse è l'unico video breve della mia carriera di YouTube, perché comunque volevo solo darvi questa notizia. Aspettiamo, io con ansia aspetto l'inizio di questo processo e poi, insomma, ne ritorneremo a parlare, perché secondo me è un qualcosa di epocale, perlomeno per quanto riguarda la storia italiana. Perché comunque, alla luce delle quattro volte respinte richieste di revisione dell'avvocato Salvagni e non solo del caso Bossetti, insomma, Bossetti si è visto quattro volte respingere la richiesta di revisione, devo dire che già l'accoglienza della richiesta da parte dei consulenti e dell'avvocato mitico di Rose Olindo, di cui ora sghembi, devo dire che, insomma, poteva far prefiggere anche questo esito, no? Ovvero si riapre la porta
del processo, no? Si riapre il caso. E ragazzi, secondo me non è una cosa da poco. Quindi sono molto contenta, aspettiamo con ansia che cosa succederà. Comunque è una svolta epocale per la giustizia italiana, nonché sintomo evidentemente di fallimento, perché nel caso, e io me lo auguro e spero vivamente, che Rosa e Olindo venissero scarcerati, sarebbe una cosa più che sconvolgente, un vero gravissimo caso di mala giustizia. Ragazzi, alla prossima e in attesa di vedere cosa ci restituirà questo importante processo. Ciao ragazzi!